Per acquistare crediti FIFA 16 ti consiglio EG Vault, il sito con la consegna più veloce al mondo. Non ci credi? Acquista e vedrai, i prezzi sono ottimi. Basta l'iscrizione per il link e il codice sconto del 6%. Eccola qui la seconda parte richiestissima sul calciomercato della Serie A. Oddio, richiestissima non lo so perché sto girando il video immediatamente dopo, ma nella mia testa è richiesta, poi spero che sia davvero così. Prima di iniziare però vi faccio dire dal me stesso del passato quello che ho detto nel primo video. Attenzione, attenzione, eccolo che arriva. Che il voto del mercato, oltre a essere soggettivo, quindi immune da qualsiasi critica, perché potete benissimo dire no, la mia opinione è diversa, ma non potete criticare quella che è una mia idea, non rispecchia l'effettiva forza di una squadra, è solamente dato in base a diversi valori, quali miglioramento della rosa, comunque acquisti, magari giocatori non ceduti, giocatori ceduti, quindi non vuol dire quanto è forte una squadra da 1 a 10, ma solamente quanto è efficace il mercato che ha fatto. Fate queste due doverose premesse e possiamo benissimo iniziare il video. La Lazio a me è piaciuta, gli do 6,5. Ho letto tanti che criticavano invece il mercato dei capitolini, ma secondo me hanno fatto qualcosa di fatto bene. Due cessioni importanti dalla rosa dello scorso anno, Candreva e Klose, perché comunque ha finito il contratto e forse si ritirerà. Sono arrivati invece Immobile, Lukaku e soprattutto Bastos, che nella partita contro la Juventus ha fatto vedere di essere veramente veramente forte. Il 6,5 però è dato anche dalla non cessione di Biglia e di Felipe Anderson, due giocatori veramente molto molto richiesti dai top club. L'unica nota negativa è la mancata cessione di Keita, ma di questo forse parleremo in futuro. Nota dolente dolentissima il mercato del Milan con 4,5. Al Milan serviva assolutamente un mercato di qualità assoluta, perché comunque la squadra l'anno scorso ha dimostrato di non essere competitiva. Invece il Milan aveva pochi soldi a disposizione e li ha investiti tutti sul Principito Sosa e sulla Padula. L'unica cessione importante è stata quella di Shaarawy, dichiarata comunque quando è andato in prestito alla Roma. E poi tanti prestiti e tanti svincolati. Ok, il Milan ha subito una rivoluzione, una cordata cinese l'ha acquistato, ma anche l'Inter ha fatto la stessa cosa, eppure è riuscito a fare un mercato di qualità. Prendere nota, ragazzi. Inoltre la confusione su Bacca è assurda, perché prima era sul mercato l'uomo da dar via per finanziare tutto il ragionamento, e poi è stato rimosso, è diventato il punto fisso e adesso è la stella della squadra. C'è confusione a Milano, sì. Il Napoli invece secondo me ha fatto un ottimo mercato ed è almeno da 7,5. L'unica cessione di peso, e permettetemi il gioco di parole, è quella di Higuain. Peccato che valga tantissimo perché è andato alla Juve, se no il mercato sarebbe stato da 8. Con questa cessione il Napoli si è rifatta tutta la squadra e la panchina era forse il punto debole l'anno scorso della compagine campana. Basta dire le cose stupide, compagine campana. Milik, Zielinski, Maksimovic, Diawara, Giaccherini e Tonelli. Mica poco. E qui troviamo veramente una nota dolente, perché il Palermo, a mio modo di vedere, ha fatto un mercato da 3,5. Ha ceduto tantissimi giocatori importanti, tutta la rosa e tutti i giocatori decisivi. Vasquez, Gilardino, Lazar, Sorrentino, Maresca, veri e propri uomini spogliatoio. Sono arrivati Nestorowski, Gazdi, Diamanti e Bruno Henrique. Secondo me la squadra è incredibilmente più scarsa della scorsa stagione, nella quale si sono salvati solamente all'ultima giornata ai danni del Carpi. Inoltre ci sono state tantissime entrate a livello economico e non sono state reinvestite sul mercato. Non me ne vogliono i tifosi del Palermo, ma secondo me è un disastro. Invece il Pescara ha fatto un buon mercato ed è per questo che gli assegno un 6,5. Intanto non ha fatto cessioni se non tutti quelli di fine prestito. Inoltre ha comprato giocatori interessanti per la Serie A, come possono essere Bizzarri, Aquilani e volendo anche Simone Pepe. Inoltre sono arrivate scommesse come Manai e il ritorno di Caprari, oltre che a Gionberg. Insomma, sarà tutto da scoprire questo Pescara. La Roma invece secondo me ha fatto un bel mercato, nonostante in tanti dicano il contrario. Io addirittura assegno un 7 alla squadra giallorossa. Sarebbe stato 8 senza la cessione di Pjanic, proprio la Juventus. La Roma la squadra ce l'aveva già, doveva solamente sistemare qualcosina in difesa. Ceduti solamente il bosniaco e Digne, ecco che viene riscattato il Shaarawy, viene riscattato Perotti anche se a febbraio, viene riscattato Rudiger e poi la sfortuna vuole che si rompa il ginocchio, viene ripreso Szczęsny dal prestito all'Arsenal, viene comprato Mario Rui e ancora una volta la sfortuna vuole che si faccia male pure lui e quindi preso addirittura anche Juan Jesus in prestito come sostituto. Ritorna Paredes dal prestito all'Empoli e non viene ceduto. Viene acquistato Bruno Perez e il prestito di Vermaelen. Insomma, l'attacco era perfetto, il centrocampo era ottimo, la difesa era scarsa ed è stata aggiustata. Anche se secondo me un altro colpo a centrocampo poteva starci, la Roma oggi è competitivissima. Alla Samp assegno un voto 6 perché sono abbastanza confuso sul suo mercato. La Samp ha lavorato tantissimo, ha cambiato il tecnico, è arrivato Giampaolo, allenatore bravo e forse sottovalutato. L'anno scorso ad Empoli ha fatto vedere grandi cose, anche se prima della sua carriera non troppo. Per ora i risultati stanno dando
dando ragione al mister, dato che ha punteggio pieno in testa alla classifica. Sono arrivati Bruno Fernandes, Praé, Cigarini, Pavlovic. È anche vero che la Sampdoria aveva tantissimi giocatori in prestito e che hanno salutato. Inoltre forse la cessione più importante è quella di Soriano. Non mi è ben chiaro se la Sampdoria lotti per salvarsi o per l'Europa. È per questo che il 6 è un voto neutro. Al Sassuolo invece do 5,5. A sorpresa. Sapete benissimo quanto io sia innamorato di questa squadra. Gli anni cedono un pezzo pregiato al loro mercato. Quest'anno è toccato prima Versalico e poi Nicola Sansone. Lirola sostituirà il terzino, mentre Matri sostituirà l'attaccante. Sono arrivati Sensi e Amastitelli, però io mi aspettavo un mercato completamente diverso da un Sassuolo d'Europa. Anche perché i soldi ci sono in Emilia. La rosa comunque rimane di alto livello per una squadra come il Sassuolo, però il mercato non mi è piaciuto. E poi qua mi alzo e faccio un applauso al Torino, perché questo mercato è super, da 7,5. Qua non si può neanche fare il discorso delle cessioni che avrebbero alzato il voto, perché senza queste cessioni il Torino non avrebbe fatto questo mercato. Sono partiti tantissimi giocatori importanti come Bruno Perez, come Maximovic, come Immobile, come Capitan Glick, ma veramente il Toro si è rifatto la squadra e punta alle posizioni alte della classifica. Ciliegine sulla torta, Ljajic e Hart, oltre che De Silvestri, Castan, Valdifiori, insomma tantissimi giocatori importanti. Complimenti a Cairo. E poi arriviamo alla cosa più difficile in assoluto da valutare, che è l'Udinese. Tutti gli anni l'Udinese cambia tutta la squadra, da così a così. Ed è per questo che il voto che posso dargli è un punto interrogativo. Avanti nessuno sarebbe in grado di dare un giudizio effettivo al mercato udinese, semplicemente perché nessuno conosce i giocatori. L'Udinese ha dei talent scout abilissimi, l'ha sempre dimostrato in passato con grandissimi acquisti come Isla, Asamoah, Sanchez. E anche in questo caso la rosa è stata completamente stravolta a discapito di giocatori ai più sconosciuti. Solo il tempo saprà dirci se hanno fatto bene o se hanno fatto male. E quindi ragazzi, queste erano le 20 squadre con le 20 pagelle sui 20 colpi dei 20 calcio 20 mercati 20. Sono impazzito, non sapevo più cosa dire. Io spero che il video, anzi i due video, vi siano 20 più piaciuti. Se è così vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto. Yes, it's